Amici di Toda Canarias, smettiamola per una buona volta di guardare il dito e di non vedere la luna. Un video creato proprio su un articolo della redazione. Ed è proprio con questa citazione che la nostra redazione apre, parlando della bagarre che si è creata in questi giorni grazie ai nostri video che abbiamo creato per lo sconsiderato aumento dei prezzi. Consideriamo l'isola nella sua vera realtà turistica, perché parliamoci chiaro, l'isola di Tenerife, come le altre isole, sono turistiche, non sono solo a larga temporale. È sicuramente una Tenerife che ormai è diventata terra di emigrazione, ma non possiamo fare le pulci e lamentarci per una confezione di ravioli, un prodotto italiano che fa 3-4 mila chilometri per arrivare qui e confrontarli con la vita italiana. Che il vostro periodo sia di breve o lunga durata, non dannatevi per qualche euro in più nell'ultimo anno. Pensate che le palme che ombreggiano le vostre giornate sono sempre gratuite. Le temperature non hanno subito i tocchi di costi. Il mare e l'oceano, che è disponibile 365 giorni l'anno. La natura sempre curatissima e a costo zero. E soprattutto l'ambiente friendly, accogliente e positivo, che non è mai stato conteggiato nei costi di permanenza. Se in Italia un caffè è salito ad 1,20 euro e dovete bervelo anche in piedi di corsa, Tenerife invece vi impone di bervelo seduti al costo di 1 euro e con una fantastica vista mare. Molti mercados dell'agricoltore e finche locali stanno incontrando con i loro prodotti il favore del pubblico proprio per il chilometro zero. Le soluzioni, ragazzi, sono tante, tante quanto le lamentele. E se uno vuole può anche risparmiare, oppure no. L'importante è godere di quello che si ha. Non lamentatevi sempre per la mancanza di ciò che vorreste avere e che non avete. E ringraziamo Dio perché il meraviglioso luogo in cui viviamo è a costo zero. Il video, come l'articolo, sono dedicati agli italiani che vengono in vacanza o vivono, risiedono o vengono in vacanza per un lungo periodo alle Canarie, ma che purtroppo si lamentano sempre. In buona sostanza, ragazzi, in questi anni, quasi 5 anni di video, di dirette, di articoli, di tutto quello che abbiamo fatto nelle Canarie, mai ci siamo lamentati di Tenerife o di qualcosa sull'isola di Tenerife. I pro e i contro ci sono ovunque. Anche se moltissimi degli italiani residenti a Tenerife o comunque qua alle Canarie ci hanno magari sempre criticato, probabilmente perché non hanno fatto loro quello che abbiamo fatto noi in questi anni. Vi aspettiamo alle Canarie al prossimo video. Ciao. Ciao. E cosa non meno importante, ragazzi, ricordatevi di andare a leggervi l'articolo per intero sulla nostra pagina Facebook.